Due. Lo distruggo. Bella a tutti giovani riders, io sono Diego ed ecco a voi un nuovo video. Siamo qui in centro città, nella mia città a Rieti, e siamo con la mia bicicletta. Ma questa che bici è? Al sellino, al manubrio altissimo, ma che cavolo sta succedendo? Io volevo fare una bella game of bike insieme all'ospite di questo video, ossia Matteo Corvo. Eccolo qui, il Corvo nazionale. Ciao Riders, buongiorno, e ciao Die. Lui ovviamente è l'emblema dello street trial in Italia. Ma innanzitutto, che cos'è lo street trial? Che cos'è? Spiegaci. Ah, te lo spiego io. Qual è la differenza trial tra il trial e lo street trial? Te lo spiego, dato che non sei molto esperto. Sei un nabbo, come si direbbe in gergo. Ragazzi, lo street trial è una disciplina strettamente correlata al trial. Infatti il nome ha trial dentro, quindi le tecniche di base sono le stesse, cioè saltare su una ruota, rimanere in equilibrio, e tutte le tecniche di movimento sono le stesse: laterale, up to front, eccetera eccetera. Okay. Ma è mischiato con le discipline più street, come appunto anche il nome definisce, no? Tipo la BMX. Ah, quindi diciamo che è un'unione tra la parte trialistica e la parte più di trick BMX. Esattamente. Quindi si chiama street trial. Esattamente. In pratica è il trial, dove però non si punta a essere bravi nello scavalcare qualcosa e basta, ma anche nell'essere fluidi, belli, morbidi, creare dei passaggi. E si va in città, però, è come il parkour della bicicletta. Ok, fatto nell'ambiente urbano. Bene, e non ci perdiamo in chiacchiere. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, spaccate il tasto delle iscrizioni qui sotto, e adesso ci spariamo una bella game of bike. Io ho circa un'oretta qui su questo mezzo. Abbiamo fatto il video sul suo canale, mi raccomando, ve lo lascio qui sopra. Potete il mio primo approccio con questa bicicletta. La paura, ragazzi, adesso è cavallata grandissima. Grazie. Però adesso si gioca sul serio e finalmente ho una chance di batterti. Sono depotenziato, come hai detto, no? Depotenziato, assolutamente. Vai. Dai, iniziamo. Ah, dimenticavo di spiegarvi che cos'è una game of bike. Appunto, è un gioco che si fa in bicicletta tra due o più atleti, in cui il primo propone una linea, un passaggio da fare, e se ci riesce l'altro atleta dovrà provarci a fare lo stesso, e se sbaglia al primo tentativo prende una lettera, prende la prima lettera che è la B, e quindi si va avanti così. Invece se chi propone la linea sbaglia, non prende la lettera ma si passa al turno successivo. Il primo rider che arriva a completare la parola bike, quindi la parola completa, perde. Quindi bisogna cercare di prendere meno lettere possibili per vincere. Vai, pari o dispari per chi inizia? Aspetta, devi scegliere prima. Pari o dispari? Ah, ma capito il giusto. Ci prova. Guarda che io non mi pari. E allora io dispari. E giù. 4. Inizi per primo. Prego. Apri la strada con una street, vediamo che succede. La prima linea si parte qui su una ruota a saltelli, facciamo un rimbalzino lì, puntiamo, scambiamo sul muretto, ci giriamo e andiamo sulla destra. Ok, fino in fondo. Ok. Ok. Ok, ce l'ho. Adesso accetta la sfida. Se la fai, tutto a posto. Se sbaglia, prenderà la prima lettera. Speriamo di iniziare senza lettere, almeno il primo tentativo. Vai. Posteriore qua e scambiamo di punta. E andiamo a destra. Oh, fatta. È andata. Prima nessuna andata. Lettera. Nessuna adesso lettera. Tocca a lui a proporre. Ah, my turn. Vado con qualcosa di facile. E iniziamo soft e poi dopo. Andare sul muretto con entrambe le ruote e l'ostacolo al centro, rimbalzare e scambiare sul posteriore. Facci vedere, te vai. Lo faccio vedere subito. Facile, facile. Passaggino facile, facile, un rimbalzino. Ci siamo dimenticati comunque di spiegare una cosa, che si ha un jolly. Quindi se una persona sbaglia una linea, ma sa di poterla fare in realtà e sbaglia per un errore casuale, può giocarsi un jolly, non prendere la lettera e riprovarla. Centro. Yes. Come lo chiamate questo voi nel trial? Scusa, non ce l'ha un nome? Noi non diamo i nomi, non date nomi, voi fate i fatti. Esatto, tutti i nomi strani qui. E allora tocca di nuovo a te. Facciamo un bel bunny up sulle tre scalette, vai. Va bene. Tranquillo. E dai, allora li puntiamo. (Ride)
È più difficile di quello che sembra su una street, di la verità. Al dietro qui si alza come niente. Però ti ho visto che staccare è stato complesso, eh? Prego Diego. Oh, ce l'ho. Eccola. Allora, ve la faccio vedere. Vai, ok, poi vivo 180, ok, c'era e via fuori. Sempre su questa panchina un ollie manual fino in fondo. E dai, qualcosa. Inquadriamo anche il buco che c'è prima del fare. Sì, beh, dettaglio non da poco. Dettaglio non da poco, ma. Prova, visto che ho proposto. Se vado e la pulisco, tocca a te. Come avrete capito, con i manual si può prenderci ancora la mano. Lo ammetto, sono stato cattivissimo, perché se non prendo vantaggio all'inizio poi mi frega. C'ho già il trick finale, ve lo dico in segreto. Un 180 che non li sa fare. Dai, l'hai preso bene, dai, è difficilissimo. Cioè, questo buco qua lo rende difficilissimo. Dai, lo teniamo. Grazie. Lo teniamo perché poi ti ripropongo sempre un ollie manual. Ecco fatto. Però prego, intanto tocca a te. Proverà a vendicarsi? Vieni qua. Vengo. Ah, mi vuoi uccidere? Saltelli, punti e scambi. Che cosa? Proverà a vendicarsi? Vediamo se lo chiude intanto. Wow! Cosa mi tocca provare, ragazzi? Ci provo. Penso che la lettera è in arrivo. No, guarda, non mi gioco neanche il jolly dietro. Questa non mi viene. Ok, prendi la prima lettera, la B. Ci sto, via di B. Però, ecco qua, adesso io a questo punto ti direi, mai sfidato su un up to front una puntata, la facciamo questa volta in rolling. Vediamo se la chiudo, perché non è che sia così semplice. Nope. Ovviamente ha sbagliato, ma non prende la lettera perché ha proposto lui, adesso tocca a me. Sarà per il prossimo giro. Lateralino, dove c'è la carta col codice a barre? Alla faccia del lateralino. Buona. Punto di posteriore, ma è andata. Tocca a te. Io queste cose proprio. Ah no? Quasi te la proponevo. No. Allora, proposta. Fai quello ancora. Ah, è vero, c'ho ancora quello. Lo riprovo? Mi dai. Stai a sfidare? Dai. Dai, te lo riprovo allora, su. Wow. No! Niente, Die, questa ti salvi ancora per un turno. Lo sai che faccio? Se me la provi io adesso. No, maledetto! No! E niente. Meno male! Non te la ripropongo. E ti propongo invece il tire tap lì giù, quello che hai detto che non sai fare. Arrivi, vai. Tac, tac. Yes. Oh, delle rotazioni già ha imparato, ragazzi. Magari. Vi dico, orologio, un'ora e mezza. Io ci ho messo 14 anni. Ma vabbè, questo vabbè. È ancora c'è da imparare. Io, guardate, questo non l'ho mai fatto in vita mia. No. Non questo? Era così. Forse volevi fare questo? Prego, è la mia proposta. Porca valetta. Sì, grande. Anche meglio di me in realtà, se vai a vedere è pure più pulito. Gappone? Questo? Statico? Uno, due metri abbondanti, saranno 2,30. Ti dico, già per te sarà un bel esperimento. Oh! È incredibile, con una street, raga. Cioè, con una street 2,30 è veramente tanto. Oh, io ci provo. Il casco ce l'ha. Sì, anche parastinta che ti viene. Raga, uso il jolly, che io me lo sento, cioè non credevo di arrivarci così. Io jollo. Va bene. Sì, anche perché sto già a B, scusa, tu non c'hai niente, io dopo ti faccio fare un 180. Ecco fatto. Di poco. Si prende la seconda lettera. Bip, male bip, male de...
detto bip. Questo però lo lasciamo fuori dal gioco, dai. Troppo tocca forte, raga. Dico, fatti una street, dategli una street a sto ragazzo. Dato che siamo qua, da fermo sei fortissimo. Ma in rolling up, quindi rotolando invece, ui piccioni. Mai provato in vita mia, quindi siamo qui oggi, tutte nuove esperienze. Dai, proviamo. Proviamo. Oh, vai piano che c'hai una stagione di gare, eh. Lo so. E questa è roba per forti di cuore, eh. Oh, 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 oh. Raga, qua ci vuole uno slow motion sulla gomma. È arrivato pelissimo. Cioè, Diego salta di più da fermo che in movimento. La gomma è grandissimo. Guarda, ma po'. Tocca a te, però. Quel tronchettino lì giù, vieni qua. Oh, quella è una misura che fa per me. Andi. Io farei un bunny hop sul davanti. E facciamo 5 saltelli sul davanti e poi scendiamo. Di là. Yes. 5 erano, sì. 1, 2, 3, 4, 5. Anche se non sono andato di là. Ma sì. C'era l'ultimo pelo. Quanto è magnanimo, ma lei. Ma l'hai aggiunto tu di andare di là. Io ho detto 5 saltelli lì e basta. Allora l'ho preso, dai. Di pelo pelo. E adesso cosa proponi? Ti voglio dare una lettera, dai. Un 180 in piatto. Dai. In piatto, dai. Rotazioni. Tutte cose che fai, vai, te, vai. E io poi faccio brutta figura nel video. Vai. 180. Oh, oh, oh. Jolly? Oh, c'era. No, no, niente, no, Jolly. Ti prendi la lettera? Ti prendi la lettera. Sei B e io B. Tocca a te. Dai che sto recuperando, si rimonta. Siamo tornati al nostro caro amico. Adesso lo facciamo direttamente sul dietro. Wow. Allora, raga, uno scambio all'anteriore bassissimo qui. Andiamo sul dietro. Però poi dal posteriore, dal palleggio, devi tenermi il manual ad bello, uscire fino fuori il marciapiede. Anche se è un manual, però la linea è bella. Dai, ti do un'altra lettera, raga. Oh, jolly? Io sto tentando di fargli levare sto jolly dalle tasche, raga, così prendo un vantaggio in più. Jolly? Sul dai, mano? Jolly, dai. Oh, 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 oh. Se sbaglia siamo a pari, ragazzi. Guarda, fregherò il campione italiano con le linee più sceme della storia. Oh! Ci riprovo, te lo levo il jolly. Grande die. Me l'hai tolta. Anzi, jolly te l'ho levato, ti leverò anche la I allora. No. Tocca a te. Oh, vai, due tempi qua. Che è due tempi? Vabbè, faccio vedere. Vabbè, fai, va. Problemi di comunicazione. Vale, maresciallo non mi prende. È il mio turno e io ti propongo un bonk su questa panchina. Faccio vedere che cos'è un bonk. Un bonk, mai sentito? È molto semplice, viene direttamente dalla BMX. Questa è la cesta. Sbatte la ruota posteriore sotto l'angolo. Yes. Poggi davanti lì, 180 e vai tutto in fake. Guarda. Bello, bellissimo. Oh. Okay. Un po' rallentatore, un po' storto. Vale, no? Però. Allora facciamo sempre un manual sulle scale però. E questa volta ti voglio far girare e tornare indietro. Sì, vabbè. No. Turno 2. Buona. Buona. Andiamo qui, sulla parte stretta, saltelli, ci giriamo e torniamo indietro. Oh! Oh! Tornate indietro fino qua? Vediamo indietro così! No, no, non ci credo! Non ci credo, perché? Sei
istruzioni, che abbiamo un'altra lettera qui, eh. Ragazzi, non ci riesco a credere, ho sbagliato una cosa facilissima. B, I, K, B e basta. No! Ragazzi, lo distruggo! 180 giù dalle scale. Ah, no! Sì, Jolly l'ha usato, gli ho dato finalmente una lettera. Secondo voi l'ha fatto apposta a sbagliare per non farmi fare la figuraccia? Certo, ovviamente l'ha fatto apposta, adesso lo faccio rivedere, guarda, così per una soddisfazione personale. Vediamo. Oh raga, non l'ha detto lui ma lo dico io. Se secondo voi l'ha fatto apposta, ditecelo tra i commenti ovviamente, giusto Diego? Certo. Yes. Manca un po' d'abitamento, però sei già sulla strada giusta. Facciamo qui a salire, puntata senza freno e poi andiamo in manual. Noi in gergo lo chiamiamo Frankie. Facciamo un bel Frankie. Nope. Veramente non sei arrivato neanche di anteriore. No, non male. Mi sa che passa il turno, ragazzi. Oh, ce l'ho sempre giù dalle scale. Un altro trick di quelli belli è il tire tap, ovvero andare sul posteriore e spingersi fuori. In questo modo. No! In realtà era chiuso. C'era il piede, non c'era stile, non c'era flow, ma è quasi chiuso. Lascio scegliere a te. Va bene. Te la prendi? La prendo, sì, dai. Te la prendi, sì. E allora siamo alla pari. Oh. Il momento è giusto. Ma se io batto un campione europeo e italiano, divento a mia volta un campione. Tipo coi vampiri, capito? Cioè, vampiro, sì, morde vampiro. Sì, assolutamente sì. Fantastico. Sei alle strette, eh? Che trial fai quando è tutto piatto? Dimmelo tu, dai. Few moments later. Allora, ragazzi, io avevo dei sogni di gloria e finiscono qua. Di la linea, dai, proponi. Il gap da qui a lì. Glielo consento anche a ruote pari. Anzi, lo faccio a ruote pari. Dai, vediamo, dai, vediamo. Magari non lo chiudi. È probabile. Malefico, non ce la farò mai. Ora do pure una facciata. Match point, attenzione. Cioè, quindi tu hai deciso di finire il gioco così? No, no. Visto che tu mi hai proposto un 180, un non so nemmeno i nomi, Ralph Cab lì, io gioco con le mie carte. Ah, ragazzi, mi sta distruggendo senza poter neanche aver sfoggiato le mie abilità migliori. È stato un piacere. Affronterò questa linea con orgoglio e onore, anche se fallirò, ma fallirò sapendo di aver fallito contro un grosso campione. Tu non fallirai, devi spingere a tutta, dai, cavolo. Vediamo, ci credo, ragazzi. Oh! Passo davanti, fuori. Oh. Ne potrai prendere la lettera, me la prendo. Quindi io ti incoronerai vincitore. Attenzione! Della gara. Ma hai ucciso, tra l'altro devo dire anche con rispetto per il tuo avversario, perché effettivamente la potevo fare, c'avevi ragione. Te l'ho detto. Giusto, severo ma giusto. La riprovo per i tuoi followers. Certo. Solo perché c'era il lampione sotto che mi teneva. Dai, dai, me la tengo così. La Game of Bike è finita, il video anche, ci siamo divertiti tantissimo. La bici da street non me l'aspettavo così divertente, è veramente uno spettacolo, anche se totalmente diversa dalla mia, da quello che faccio io, però per cambiare un po', per divertirsi in mezzo al centro città è uno spettacolo. Ringrazio il Matteo Nazionale qui per avermi prestato la bici e per aver accettato questa sfida. Se devo dire la mia, pure io non ti aspettavo così forte sulla street, speravo di avere più possibilità, invece ragazzi hai imparato la velocità della luce, ma è stato un vero piacere farti provare questa disciplina, veramente. Grazie. Adesso tornerò sulla mia trial e vediamo se riesco a riadattarmi a quella. Facciamo un game of bike pure con quella? Perché no? Vi ricordo di iscrivervi al canale, seguitemi su Instagram, @chiocciolaDiogovercenzi. Mi raccomando, seguite anche il suo canale perché anche lui fa YouTube. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Di giorno, di notte, di giorno, di notte, di giorno.